nel mio giardino. Sono tutta spettinata perché c'è un vento piacevole con un sole caldissimo e spero che voi abbiate passato una bellissima Pasqua. Azzurro così è bellissimo vederlo. Io oggi vi racconto una storia che devo dirvi la verità, devo confessarvi come tutte le storie in cui mi state coinvolgendo in questi giorni è veramente molto emozionante. Il mittente è un mittente anonimo e la poesia di oggi è dedicata a Mary Stella. Mary Stella e il nostro amico anonimo si incontrano tempo fa, anni fa, si incontrano e tra di loro scatta qualcosa, scatta una scintilla, però lui non ha il coraggio di dichiararsi perché ha paura di perderla. Così in realtà la perde veramente. Però dopo anni si sono ritrovati e lui ha avuto il coraggio di avere un momento di sincerità, e imparato cosa vuol dire essere sinceri e le ha dichiarato il suo amore. Ora sono separati, non si possono vedere, aspettano che questa quarantena finisca per guardarsi occhi negli occhi e io per loro ho pensato a una poesia che si intitola Il nostro tempo. Il nostro tempo parla dell'amore che si costruisce, dell'amore che non rinuncia. È un amore che trova nell'essere ricambiati l'unica essenza reale dello stare insieme e quindi quando entrambi sentono le stesse cose. Volevo quindi leggervi il nostro tempo, che è contenuto, vi ricordo, nel libro che è questo, se si riesce a vedere perché oggi è veramente ventoso. Ho sbagliato tutto perché lo vedevo con i miei occhi, è il mio nuovo libro di poesie, la copertina è di Alessandro Baronciani e il nostro tempo è contenuto nella raccolta. Saluto Miriam, con cui sarò in diretta mercoledì sera dal suo profilo, Miriam underscore Messina, e quindi se volete potete, mercoledì sera alle 19, potete assistere alla diretta che Miriam farà, faremo questa chiacchierata, magari vi spiegherò qualcosa di più del libro nuovo. Il nostro tempo, questo è per te, Mary Stella. Si può imparare a misurare il tempo, in domani, in ieri, un giorno alla settimana. Si può imparare a ricordare un mese fa, un anno fa, a rileggere la vita del quando sarà. Si può amare adesso, quando lo vedi arrivare e sentire ricrescere le braccia buone per abbracciare e rimettere baci che ribaciano e avanzare per venirsi incontro. Si può immaginare n cose da fare, al quadrato, al cubo, all'ennesima potenza. Possiamo amare, ora, costruendo, senza restare nei quadretti, sbordando, sapendo che non saremo mai finiti. Questo non saremo mai finiti mi fa pensare all'ego. All'ego è il gioco dell'ego, perché il Lego è qualcosa dove ognuno porta i suoi pezzi e costruisce qualcosa. Quindi a questa persona che ricorda il battito del cuore di Mary Stella e vuole, non vede l'ora di riviverlo, auguro di poter vivere presto il loro amore, finalmente in pienezza e
bravo il nostro, chi mi ha contattato in modo anonimo, che ha avuto il coraggio veramente di riconoscere i suoi sentimenti e di andare incontro a quello che vuole. Io auguro a tutti voi una bellissima giornata, ci vediamo domani con un'altra storia che mi emoziona molto e vi mando un bacio, vi ringrazio per chi ha comprato il libro, ho sbagliato tutto perché lo vedevo con i miei occhi e ricordatevi, se volete mandare una poesia a chi amate, contattatemi in privato e farò a questa persona la dedica che volete anche in anonimato. Vi mando un bacio, saluto Claudia, saluto Corrado, penso, che è un sacco che non vedo, e ci vediamo alla prossima. Ricordatevi del libro e vi ringrazio veramente tanto. Ciao a tutti, buona giornata, alla prossima, domani.